Allora, ciao Simone, prova importante di qualità a Modena per un periodo davvero incredibile del Catanzaro. Come stai innanzitutto? Stai giocando poco, però quando entri ti fai sempre sentire. Sì, è un buon momento nostro. Siamo consapevoli di aver fatto una bella partita a Modena. Non era scontato andare là e fare quel tipo di partita lì. Dal punto di vista personale sono contento di aver ritrovato minutaggio, di aver giocato finalmente dall'inizio, dopo un po' di partite in cui non giocavo dall'inizio. Quindi tutto sommato siamo contenti tutti. Ti chiedo, non era scontato che il Catanzaro giocasse in quel modo a Modena, non era scontato nemmeno che fossi tu titolare. Ti chiedo quando l'hai saputo che avresti giocato titolare, e poi quanto è difficile, anche a Parma è rientrato bene per la verità, però quanto è difficile restare fuori, poi farsi trovare pronto quando vieni chiamato dopo tanto tempo, perché non giocavi titolare da gennaio, però essere comunque sempre sul pezzo. Sì, non è semplice, comunque bisogna tenere sempre la concentrazione molto alta, perché quando si viene chiamati in causa bisogna cercare di dare il meglio, di fare il massimo. Simone, il Catanzaro... Quando se te l'aspettavi, insomma... L'ho saputo nella conferenza prima della partita, quindi... Diciamo che qualcosina forse me l'aspettavo, però non ero sicuro, ecco, di partire dall'inizio. Sì, dicevo, un Catanzaro che un poco si è reinventato, no, rispetto a quello dell'andata, nel senso che gioca in maniera un po' diversa. Il mister continua a dire, insomma, abbiamo acquisito delle consapevolezze diverse, insomma, sapete giocare in vari modi. E questo è un po' il vostro punto di forza in questo girone di ritorno, in cui eravate partiti un po' con qualche difficoltà, poi però, insomma, ecco, siete riusciti, come dicevo, a reinventarvi da questo punto di vista, no? Beh, diciamo che comunque i nostri principi, la nostra filosofia di gioco è sempre questa dall'inizio del campionato. Chiaro che con l'andare avanti delle partite aumenti di consapevolezza, anche perché comunque i risultati arrivano e quindi, come ti ho detto, aumenti in consapevolezza in tutto, e sicuramente c'è stato un grande miglioramento da parte di tutti. E questa consapevolezza è appunto figlia dei risultati, ma figlia anche, secondo me, di una convinzione che avete fin dall'inizio, no? Insomma, voi magari l'avete un po', come posso dire, fatta passare sotto silenzio, però forse siete sempre stati convinti che quest'anno avreste potuto fare molto bene, magari non così bene, però insomma molto bene anche in questo campionato di Serie B, o no? È vero, hai detto bene, eravamo dall'inizio convinti di poter fare un bel campionato, magari avremmo firmato per essere quinti in questo momento, però perché sappiamo quanto è difficile questo campionato, però eravamo convinti sin dall'inizio di poter fare un bel campionato, perché i nostri principi di gioco sono belli, e soprattutto la convinzione di fare un gran campionato c'è sempre stata. Allora, senti, sabato a Catanzaro arriva una squadra importante, al quarto posto, che non attraversa un periodo brillantissimo, ma comunque rimane sempre una grossissima squadra. Che partita sarà? E se a questo punto ti aspetti una conferma? Allora, non lo so, dipende, è una domanda che dovete fare al mister. Io penso solo a dare tutto in allenamento per meritarmi una maglia da titolare. Per quanto riguarda la partita di sabato, sappiamo della forza fisica, tecnica della Cremonese, soprattutto di come sono organizzati, quindi sarà una partita molto difficile, però sarà anche una partita bella da giocare. Noi daremo sempre il massimo e continueremo a giocare come abbiamo sempre fatto per portare a casa il risultato. Hai detto che all'inizio della stagione avresti firmato per essere a questo punto del campionato quinto in classifica. Ora ti chiedo, l'appetito viene mangiando, firmereste per essere quinti dopo la 38esima giornata e di incominciare i playoff col miglior piazzamento del turno preliminare, oppure a questo punto non firmereste più per nessuna cosa, a prescindere, diciamo? No, io direi che a questo punto il nostro obiettivo deve essere quello
di difendere il quinto posto e se è possibile di guadagnare qualche posizione in più fino alla fine del campionato, perché comunque sai benissimo che i playoff sono tosti e quindi più riusciamo ad andare avanti a guadagnare qualche posizione, più partiamo magari da posizioni più avvantaggiate. Ti ripeto, il nostro obiettivo è quello di divertirci e far divertire la gente che ci guarda e andare in campo con serenità e con consapevolezza e dare il massimo. C'è stato un momento nel girone di ritorno in cui il Catanzaro è scattato, no? Ha cambiato anche il modo di approcciare le partite, di prestazioni, oltre che di risultati. Ti chiedo, secondo te qual è stato? Ma secondo me non c'è un momento in cui è scattato. C'è dall'inizio che abbiamo il nostro gioco, il nostro modo di fare, il nostro modo di lavorare in cui ci crediamo tanto e quindi alla lunga secondo me i risultati arrivano.